La volta scorsa abbiamo visto il concetto di limite applicato a una funzione, cioè in particolare qual è il significato di questa scrittura. E si legge il limite della funzione f di x vale L per x che tende a x con 0. E significa il valore della funzione approssima questo numero quanto più x approssima questo valore. Ok? Ovvero sia f di x sta in un intorno di L quando x sta in un intorno di x con 0. Cioè, preso un qualunque intorno di L, per cui intanto si prende centrato in L di raggio delta o epsilon, ciò che abbiamo scelto, scelto l'intorno di L, si determina un intorno di x con 0, dove il centro è fissato per x con 0, il raggio viene determinato a seconda del raggio che ho scelto per l'intorno di L, e si mostra che f di x appartiene all'intorno di L quando x appartiene all'intorno di x con 0. Abbiamo visto in particolare come si verifica questo quando la funzione era una retta, non sbaglio. L'esempio mi pare che era qua. La funzione era 4x meno 3, limite 5 per x che tende a 2. Ok? Tutto chiaro? Generalizziamo questo. Anzi, prima, no, ditemi se mi ricordo bene l'esempio. Era questo, giusto? Supponiamo, abbiamo visto che funziona. Scelgo l'intorno di 5 e determino che ogni volta che 4x meno 3 sta all'intorno di 5, x sta all'intorno di 2. I raggi dei due intorni sono determinati uno in funzione dell'altro. Scelgo il raggio dell'intorno di 5 e determino il raggio dell'intorno di 2. Ok? Che succede se invece sbaglio a calcolare il limite? Questa era vera. Supponete che sto prendendo quel limite per x che tende a 2 di 4x meno 3 vale 1, cosa che è ovviamente falsa. Ok? Quando vado a fare la verifica cosa trovo? Beh, si procede come abbiamo visto nell'altro caso, prendo la funzione e mi chiedo per quale valore della x questa sta in un intorno di 1 di raggio epsilon, cioè prendo 4x meno 3, questa è la f di x, la cui differenza dal limite in valore assoluto, può essere in difetto o in eccesso, deve essere più piccola del raggio dell'intorno, delta, qualunque delta positivo io scelga. Ok? E vediamo qua per quale x questa è vera. È chiaro? Posso girare pagina? È importante anche capire se non funziona, perché non funziona. Lo scrivo 4x meno 3 meno 1 minore di delta, meno 3 meno 1 posso scriverlo come meno 4. Qui posso raccogliere un 4 e portarlo fuori dall'assoluto perché il 4 è positivo e dividere tutto per 4. Questo lo chiamo epsilon ed è il mio raggio dell'intorno, che però è un intorno non di 2 ma di 1. X differisce da 1 per meno di epsilon, quindi x appartiene a un intorno di 1 di raggio epsilon.
che non è 2. Il limite è 1, si estende a 1, non a 2. Quindi questo limite è sbagliato, perché non c'è accordo tra questo numero e questo. Affinché il limite sia 1, avrei dovuto scrivere che si estende a 1, non 2. Abbiamo visto prima, la volta scorsa, che se il limite si estende a 2, il limite è 5. Ok? Possiamo generalizzare tutto questo e prendere anziché lavorare con i numeri, lavoriamo con le lettere. Se x tende x con 0 e ho una funzione lineare nella retta, il valore del limite quale sarà? Come abbiamo fatto a calcolare gli altri? Semplicemente sostituisci x con 0 qua dentro e viene ax con 0 più b, questo è il nostro L. Attenzione, piccola anticipazione, le funzioni per le quali è sufficiente sostituire l'x con 0 nella funzione per calcolare il limite sono una classe molto importante di funzioni, che vedremo tra poco. Verifichiamo questo. Ora prendo la funzione ax più b meno il valore del limite ax con 0 più b più piccola di delta, quindi f di x sta in un intorno del limite di valore assoluto più piccolo del raggio dell'intorno. Quindi prendo un intorno di L di raggio delta e mi chiedo in quale intorno, in quale insieme sta s, per quale x questo è vero. Tolgo le parentesi come abbiamo fatto prima. Ax più b meno ax con 0 meno b in ordine di delta. Qui b meno b semplifico. Qui posso raccogliere per a. A io non so che segno ha, potrebbe essere positivo o negativo, però posso portarlo fuori il valore assoluto, che posso spezzare questo valore assoluto. E scrivere il valore assoluto di a per il valore assoluto di x meno b con 0, la parentesi non serve più, minore di delta. Se a non è 0, posso dividere per il valore assoluto di a e ottengo x meno x con 0 minore di delta su a. Il valore della situazione non si inverte perché il valore assoluto di A è positivo. E qui ottengo che X appartiene a un intorno di X con 0 di raggio epsilon, posto che chiamo epsilon delta su A. Quindi è verificato che la funzione tende al limite se X approssima X con 0. Quindi qualunque funzione lineare, tutte le volte che la funzione si presenta sotto questa forma, per calcolare il limite sappiamo che dobbiamo fare altro per sostituire x con 0. E abbiamo già verificato che funziona, perché questa funzione qualunque sia, quasi qualunque sia A, è sicuramente qualunque sia B. Ok? E se A è 0? Che succede se A è 0? Beh, se A è 0, f di x è b.
qualunque sia x è una costante. Il grafico della funzione è una retta orizzontale che assume sempre lo stesso valore. Quindi se x approssima un qualunque x con 0, la funzione non vale altro che il suo limite, qualunque sia b. Questa è una funzione costante. Quindi funziona anche se hai 0. Cioè in quel caso x con 0 può essere qualsiasi numero. Il limite è sempre lo stesso. Qui tacitamente abbiamo fatto due casi elementari. Due casi semplici, costruiremo tutti gli altri. Il caso della funzione costante è quello della funzione lineare con il nome di primo grado. Che succede invece se no limiti elementari? C'è la funzione quadrata, x alla seconda, se x prossima x con 0, è molto semplice intuire che il limite non è altro che x con 0 alla seconda. Se x prossima x con 0, il quadrato di x non può che approssimare il quadrato di x con 0. Non è facile, non è difficile da verificare. Lo stesso vale per qualsiasi potenza. Qualunque sia n, a patto che x alla n esista. Se n è un mezzo, e x con 0 è meno 1, il limite non c'è, perché meno 1 è fuori del dominio della radice di x. Ok? Lo stesso vale per, quindi n può essere intero o anche razionale, con un tipo di potenza e di radice. Per gli esponenziali no, è necessario che sia maggiore di 0, non basta per l'esponenziale. Idem per i logaritmi.
risultato deve essere positivo, perché ovviamente un numero negativo non c'è, e la base deve essere diversa da 1 che è positiva. Allora, il telefono elementare è sufficiente a sostituire il valore da x. Per funzioni più complicate, cioè non elementari, si utilizzano le seguenti regole. Cioè, quelle che abbiamo visto, possiamo costruire funzioni più complesse. E il come calcolare il limite va sotto teoremi o regole per il calcolo . Posto che una funzione, quale che sia una importanza, che per x che tende a x con 0 tende a L, con x0 ed L numeri reali, quando il limite esiste finito si dice che f di x converge a L per x che tende a x con 0, o meglio ancora converge in x con 0. Anche se x con 0 non è nessun limite. Se il limite esiste ed è finito in un numero, si dice che la funzione converge o è convergente. Ok? Se ho una funzione f di x che converge a L, allora il limite per x che tende sempre a x con 0 di k volte f di x vale k volte L, con k numero reale qualsiasi. Se la funzione converge a L, ogni suo multiplo converge al multiplo del limite. Detto papale papale, posso portare la costante fuori del segno di limite. Ok? La funzione converge a 1, il suo doppio converge a 2, il suo triplo a 3, il suo mezzo a un mezzo, eccetera, eccetera. Stessa cosa per le potenze della funzione. Il limite per x che tende a x con 0 di f di x alla n vale L n. Posto che questo esista, sia un numero reale, ma se L è negativo e N è un mezzo, la radice di un numero negativo non c'è, in quel caso non converge perché la funzione non esiste. Se niente esiste, è la stessa potenza della funzione. Se ho due funzioni convergenti, se ho limite per x che tende a x con 0, questo deve essere lo stesso punto dell'altra funzione, chiamiamola h di x, che vale m. Se ho un'altra funzione che per lo stesso x con 0 converge a un altro numero, quale che sia, allora il limite della somma
f di x più g di x converge alla somma di x. Scusami, non g. F più h converge a l più m. Lo stesso vale per la differenza. Converge a l meno m. Prodotto, stessa cosa, il limite per x che tende a x con 0 di f di x per h di x vale l per m. Il limite del prodotto converge al prodotto dei limiti, sempre che questo esista. Infine, l'unico delicato è il rapporto. Il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto h di x è uguale a l fratto m se m non è 0. Quanto vale il limite?
ciccia. Perché è un numero non è un numero reale, perché il 2 è fuori del dominio della funzione, non posso calcolare la funzione in 2 né in un qualunque intorno di 2. La funzione come dominio, i numeri tra meno 1 e 1, 2 è fuori del dominio, non posso calcolarlo, quindi la funzione è sì convergente, ma non converge in R, converge a un numero complesso, quindi certo, che converge a 2. Se ci fosse 1, il limite sarebbe 0, non c'è problema. In 2 non converge, non converge in R, non posso calcolarlo come numero reale. Quindi quel limite non c'è, non è un numero reale. Ok? Limite nullo, se L vale 0, dice che la funzione è infinitesima. Se questo numero, se L è 0, f di x si chiama infinitesima in x con 0. O meglio, sarebbe di infinitesima per x che tende a x con 0. Se ha il limite nullo. Ok? Quindi, il caso della funzione del rapporto, il rapporto delle due funzioni è il rapporto dei limiti se il denominatore non è infinitesimo. Fate attenzione, non so se l'avete notato, che in tutti i limiti che abbiamo visto x tende sempre allo stesso x con 0, altrimenti non si calcola. Non posso avere il limite di f di x e di h di x che tendono a due limiti diversi. Per calcolare il limite del prodotto x deve tendere allo stesso valore per f e anche per h. Stesso valore di x con 0, vuol dire. Okay. Bene.
vediamo qua. La prossima volta vediamo che succede. In caso simile a questo, il prototipo di un caso che non rientra nei precedenti, perché il numeratore è un rapporto, il numeratore è costante, quindi converge, il denominatore è infinitesimo. Come si comporta la funzione? In questo caso non converge, il limite non è unitario. Attenzione, se una funzione non converge, può succedere diverse cose. Questa è una, ma le vedremo meglio la prossima volta. Per adesso ci fermiamo qua.